95 anni si innamorano dopo essere rimaste vedove due volte e aver perso la speranza. John Schulz e Joy Morrow Knowlton sono un'adorabile coppia di 95 anni che è diventata un'ispirazione per tutti. Per tutta la vita, ciascuno di loro è stato sposato due volte ed è stato anche vedovo due volte. Avevano la stessa età e quando il figlio di John venne a conoscenza di Joy, pensò che avrebbero dovuto incontrarsi per instaurare una bella amicizia. Con sorpresa di tutti, la loro relazione è andata molto oltre. Era molto dolce. Era intelligente e aveva un meraviglioso senso dell'umorismo. Quando mi ha incontrato, mi ha sorriso, ha detto John di Joy. Cominciarono a visitarsi costantemente. John adorava pranzare con lei e prima che se ne rendessero conto avevano visitato tutti i ristoranti della sua città. Dopo un paio di settimane, Joy iniziò a rendersi conto che la sua nuova amica provava sentimenti molto più profondi di quanto immaginasse. Alla sua età avanzata non avrebbe mai pensato che si sarebbe innamorata di nuovo. Quindi per molti mesi è rimasta riluttante ad aprire il suo cuore. Ogni giorno veniva a trovarmi. Mi ha invitato a mangiare e ho guidato. Sapevo che mi amava, ha detto Joy. L'arrivo della pandemia interruppe completamente il meraviglioso rapporto che Joy e John stavano sviluppando. Tuttavia, John non aveva intenzione di perdere i contatti con il suo nuovo amico. Vedersi durante la pandemia è stato troppo difficile. Ci è voluto molto lavoro, ma ne vale la pena, ha detto John. Sono riusciti ad avere appuntamenti mantenendo una distanza di sicurezza e hanno avuto il supporto dei loro parenti per essere trasferiti da un luogo all'altro. A febbraio 2021 entrambi erano già vaccinati e fidanzati. Quando John le fece la proposta, Joy non era sicura della sua risposta. Sentiva di avere troppe responsabilità a casa e pensava che non avesse senso iniziare un nuovo matrimonio a questo punto della vita. Tuttavia, le mancava troppo durante un pomeriggio in cui non poteva fargli visita e capì che voleva diventare sua moglie. Si sono sposati il 22 maggio con una piccola cerimonia con i loro parenti. Nessuno ricomincia la propria vita a 95 anni, ma noi l'abbiamo fatto. Spero di raggiungere i 100 anni per avere almeno 5 anni con lui, ha detto Joy. La pandemia ha significato per molto tempo lontano dai loro cari. Tuttavia, John e Joy sono riusciti a rendere la loro amicizia più forte che mai e hanno trovato il coraggio di formalizzare la loro bellissima relazione. Sono la prova che non è mai troppo tardi per trovare la felicità. Non partire senza svelare la storia che ha lasciato più di uno con le lacrime agli occhi. Celebriamo l'amore di John e Joy con stile. Condividere.